Oggi parlerò di slice rank, strength di polinomi, che sono due nozioni che vogliono generalizzare il rango matriciale, sono collegate anche con la ben più nota nozione di ormai ben più nota nozione di rango tensoriale, però sono state introdotte di recente in contesti vari. Soprattutto nell'ambito della combinatoria additiva e nell'ambito dell'algebra commutativa. Cercherò di descrivere questi due ambiti brevemente. Però prima di fare questo volevo un pochino introdurre qualche notazione. Allora, fissiamo un campo K senza nessuna particolare assunzione sul campo stesso, e poi dei k spazi vettoriali di 1 di k. Allora, dati questi k spazi vettoriali, che a questo punto possono essere anche infinite dimensioni, posso costruire il prodotto tensoriale, quindi un prodotto tensoriale di k fattori. Un elemento, un vettore di questo prodotto tensoriale si dice k tensore, dove k è il numero di fattori. Nel caso in cui prendiamo questi VI, questi spazi vettoriali finito dimensionali, quindi diciamo di dimensioni n con i, allora un tale oggetto può essere, diciamo, dando basi a ciascuno di questi VI, può essere visto come un array multidimensionale di scalari, di elementi in K, quindi questa produttoria di ni scalari. E ovviamente, fissando basi, viceversa, ogni tale array dà un unico oggetto di tale spazio vettoriale, quindi un unico tensore. Questo è l'oggetto, diciamo, di base sul quale oggi ci muoviamo, col quale oggi ci muoviamo. E lasciatemi solo dire molto informalmente, molto brevemente, non dando un pochino forse giustificazione o motivazione ai tensori stessi con questa breve frase, però i tensori sono oggetti geometrici algebrici molto naturali, che sono usati in più svariate applicazioni, sia nell'ambito della matematica pura, sia, diciamo, nella matematica un po' più applicata, diciamo così. Alcune applicazioni che mi sono più vicine sono nell'ambito della teoria della complessità algebrica. In questo settore i tensori sono estremamente naturali, perché l'oggetto di base della complessità, della teoria della complessità algebrica, è la moltiplicazione matriciale. E data la bilinearità della moltiplicazione matriciale, si associa naturalmente un tensore, che è il tensore di moltiplicazione matriciale, e la complessità aritmetica di questo moltiplicare due matrici può essere letto a meno di costanti dal rango di questo tensore. Però oggi non parlerò di rango tensoriale. Altri settori in cui i tensori diciamo sono utilizzati, sbucano come oggetti principali, sono la statistica algebrica e molto più recentemente la teoria dell'informazione quantistica, dove sostanzialmente la nozione principale che collega i tensori con appunto questo settore della fisica quantistica è il concetto di entanglement. Veniamo ad una parte del titolo di oggi, quindi diciamo, definisco che cosa intendo per rango slice, o slice di rango, slice rank. Allora, prendiamo un K tensore, quindi V1 tensore di K. Allora, lo slice rank di F è il minimo intero positivo R, tale che F si può decomporre in questi termini. Però cerchiamo di capire questi addendi. Ciascun addendo di questa forma è un vettore, quindi questo UIL è un vettore in uno degli spazi vettoriali dati, e il resto, cioè l'altro fattore del prodotto tensoriale in ciascuno di questi addendi, è un K-1 tensore. Quindi, diciamo, il modo più economico di scrivere un tensore F in questo modo, diciamo il modo più corto, il modo più economico, è detto slice rank. Ok?
Ora vi faccio notare che per K esatto, grazie Carlo della domanda, dell'osservazione. Il cappello su VL vuol dire che è omesso, quindi il VIL sta in K meno 1 fattorico per l'ellesimo non compare esattamente, grazie. Vi faccio notare che lo slice rank per K uguale a 2 è in rango matriciale, perché cosa vuole dire un tensore F di slice rank 1? Questo è quello che dicono Remar. È della forma U tensore V, dove per ogni K, V è un K meno 1 tensore, però chiaramente per K uguale a 2 questo è un altro vettore, quindi è un modo di scrivere, è il modo di scrivere una matrice di rango 1. Quindi per K uguale a 2 lo slice rank di un tensore è uguale al rango matriciale. Ok. Allora, perché questa nozione è interessante? Intanto non è facile calcolare lo slice rank di un tensore. Abbiamo ovvi upper bound, che non vi dirò, però volevo soprattutto concentrarmi sulle motivazioni su l'origine di questa nozione e su come è stata usata appunto in combinatoria additiva. Era questo quello che mi premeva un pochino. Allora, quindi il rango slice, lo slice rank di tensori in tre fattori, quindi di tre tensori, come ho detto poc'anzi, K tensori vuol dire K fattori, tre tensori vuol dire tre fattori, è stato usato in combinatoria additiva in due articoli particolarmente rilevanti del 17 da questi autori, Rutleff, Bach nel primo e poi Ellenberg, Gischwitz nel secondo. E l'hanno utilizzato in un modo particolarmente interessante nell'ambito del problema CAP-SET sulle progressioni aritmetiche in questo spazio vettoriale finito, no? F3 alla N. F3 sta per appunto quello che immaginate sia, cioè il campo di tre elementi, 0, 1, 2. Allora, vediamo. Quali sono gli oggetti di base in questo contesto? Allora, se io parto da un sottinsieme A di questo spazio vettoriale finito, allora un sottinsieme A contiene una progressione aritmetica di lunghezza 3, si dice anche in letteratura 3AP per abbreviare, se esistono tre elementi x, y, z, quindi tre vettori x, y, z in A, che non sono uguali, perché siamo in caratteristica 3, quindi se lo fossero sarebbe una condizione triviale, tale che x più y più z è uguale a 0. Ora, questa nozione, questa equazione che dobbiamo soddisfare, appunto un'equazione, è una linea in questo spazio vettoriale, però, siccome siamo in F3, questo è equivalente a dire proprio la presenza di una progressione aritmetica. Infatti, questo equivale a dire che A contiene tre elementi della forma x, x più A, x più due volte A, per qualche A non banale, no? Non banale perché ovviamente si è detto che devono essere non tutti uguali, altrimenti sarebbe una condizione triviale. Quindi, un A contiene una progressione aritmetica se contiene tali tre elementi. Se A non contiene elementi di questo tipo, quindi nessuna tripla che soddisfa questa condizione, allora si chiamerà CAP-SET, insieme CAP. Non so bene in realtà perché si è chiamato CAP, però forse qualcuno dall'audience mi sa dire, non lo so. Però diciamo, si chiama così in letteratura, ho cercato anche in questi giorni di capire il senso del nome, ma non ho fallito, quindi non mi chiedete qual è il senso del nome. Però diciamo, è chiamato CAP-SET, quindi un sottinsieme che non contiene una progressione aritmetica. C'è un teorema classico di Roth reso più come si dice più specifico, diciamo così, più esplicito, ecco, da Meshulam, che dice questo: se io ho un sottinsieme in F3N tale che la cardinalità di A è almeno una funzione delta
volte la cardinalità dello spazio vettoriale sul quale sto lavorando, quindi 3 alla n, no? 3 alla n è la cardinalità di questo spazio vettoriale, e prendo delta una costante volte la funzione 1 su n, quindi diciamo dobbiamo immaginare che questo a sia molto grande, no? Perché vedete, ci avete un esponenziale diviso sostanzialmente n, allora a contiene una progressione aritmetica di lunghezza 3. Il senso di questo teorema è appunto la valutazione o l'approssimazione che si ha su delta, no? Vi dico quanto è delta in modo tale che vi garantisco che A contenga una progressione aritmetica di lunghezza 3. Quindi il problema, diciamo, è insiemi enormi, diciamo così, o relativamente grandi dentro A che contengono progressione aritmetica. Allora, uno dei problemi prima del 17, del 16, eccetera, quando questi preprint sono usciti sull'arcaio, un problema fondamentale in combinatoria additiva, quindi diciamo la combinatoria che si occupa di queste appunto strutture additive, no? Avete visto che lavoriamo in spazi vettoriali finiti e ci occupiamo di insiemi che contengono, no? Insiemi di vettori che hanno delle condizioni sulla loro addizione, no? Quindi in questo senso combinatoria additiva. Allora il problema è trovare la cardinalità più grande possibile per un cap set dentro F3 alla n, per ogni n, chiaramente. E allora è qui che entra in gioco i vari autori che vi ho detto, in particolare questa coppia di autori, che prova il seguente bound, che è un bound esponenziale, cioè sostanzialmente sono riusciti a sostituire la funzione di prima, vi ricordate, la funzione di prima era del tipo 1 su n, sono riusciti a migliorare fortemente questa funzione e portarla a un esponenziale alla meno 36, ovviamente alla n. No? Diciamo questo il passaggio all'esponenziale era considerato estremamente difficile. Recentemente è stato anche migliorato da Jiang. Allora, quello che farò è cercherò di fare uno sketch di questa dimostrazione. In generale, diciamo, non presento mai dimostrazioni in un talk, però fatemelo fare perché è una dimostrazione semplice, bellissima, di questo fatto. Ovviamente in alcuni punti ci saranno delle cose da dimostrare, però vi assicuro non sono così complicate. Quindi diciamo è una di quelle dimostrazioni che se uno la legge è facile da seguire, però ovviamente no, nessuna di queste idee credo sì è banale. Va bene, allora fissiamo un cap set, quindi siamo in F3N, fissiamo un cap set. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se prendo, siccome sono in un cup set, se prendo 3 elementi x, y, z in A che soddisfano questa equazione lineare, quindi x più y più z uguale a 0, siccome è un cup set vuol dire che sono uguali. Cioè l'unica possibilità all'interno di un cup set, proprio per definizione. Ok, quindi già diciamo questa è una primissima osservazione. Ora prendiamo un insieme finito. Ora non, in effetti l'insieme finito lo penso sempre in F3 alla n, però diciamo nel secondo punto non deve essere necessariamente dentro F3n. Un insieme finito qualsiasi. E si aggiunge una funzione dal prodotto cartesiano di 3 volte a in F3. Una funzione che fa così. È non zero se e solo se questi 3 elementi di A sono uguali, ok? Quindi diciamo lo potete pensare come una sorta di funzione di se fossimo in due variabili, diciamo così, in x, y, allora questa potrebbe essere pensata come una matrice diagonale, no? Quindi diciamo in questa funzione solo gli elementi sulla diagonale sono non nulli. Questa è la prima osservazione che ci porta dentro il mondo tensoriale, dentro il mondo dello slicing. Allora, a questo punto, questa funzione qua può essere vista come un tensore,
come un tensore Dover, come un tensore in un prodotto tensoriale V1, tensore V2, tensore V3, dove in realtà questi V sono la copia dello stesso prodotto, dello stesso spazio vettoriale. Che cos'è questo spazio vettoriale? Questo è lo spazio vettoriale delle funzioni da in F3. Ok, uno spazio vettoriale finito, perché è uno spazio vettoriale su F3. Si vede, ovviamente, se avete un elemento di, fatemelo dire, se avete un elemento di V1, tensore V2, tensore V3, del tipo F, tensore H, tensore G, no? Fatemelo scrivere, però presumibilmente, anzi sicuramente quelli di, da casa non vedono il, mi dispiace di questo. Allora, se ho F tensore G tensore H, com'è che è un elemento di questo V1 tensore V2 tensore V3, no? F, G, H sono funzioni da A in F3, quindi come funzione da A per A per A in F3, come lo definisco qua BC? Beh, lo definisco semplicemente FA per FB, per GB, GDB, per HDC. Questa è la struttura di prodotto tensoriale. No, non è chiaro il prodotto tensoriale, ma come funzione pensiamo al prodotto. Ok. Quindi lemma, G visto come tensore V1, tensore V2, tensore V3, ha slice rank esattamente la cardinalità di A. E quindi, come dicevo prima, questo è analogo al caso della matrice di una matrice diagonale del suo rango matriciale. Qual è uno dei trucchi fondamentali della dimostrazione? È quello che in combinatorica ultimamente si chiama il metodo polinomiale. È un po', non è sistematico, perché non è un insieme di tecniche, è semplicemente il fatto che ci sono certi tensori, ci sono certi polinomi che a un certo punto, fanno un... È come se codificassero la struttura combinatorica del problema. Però, è difficile dire cosa vuol dire metodo polinomiale in combinatoria. Vuol dire che c'è un polinomio che usate le proprietà dei polinomi, quelle di base, che conosciamo tutti. Però anche se sono proprietà di base, come ad esempio il teorema di Bessel, no? O cose di questo tipo, per polinomi omogenei, proprietà di base danno però delle... è come se riuscissero a dire qualcosa sulle strutture combinatorie. Però il punto è trovare i polinomi giusti, se esistono. E questo è quello che fanno. Cioè, prendiamo un capset e fissiamo F, definiamo F, questa funzione polinomiale. Quindi è un polinomio. E il prodotto di n fattori, questi n fattori sono così fatti, 1 meno il quadrato di xi più yi più zi, no? Xi, yi, zi sono le coordinate n-esime in questi tre spazi vettoriali, no? Perché A, ci sono tre copie di A in F3 alla n, e ciascuna copia di F3 alla n chiamiamo le coordinate xi, yi, zi. Ora vi faccio osservare che guardate il membro destro della, cioè la definizione del polinomio. Ora, questo polinomio è 1, chiaramente, se e solo se, se e solo se tutti gli xi, tutte queste somme, xi più y, zi al quadrato sono 0, giusto? Ma questo è vero solo quando x più y più z è uguale a 0. Questo è perché in F3 se fate 1 al quadrato è congruo 1, se fate 2 al quadrato è congruo 1 mod 3. No? Questo è speciale di F3. Quindi il polinomio è 1 esattamente quando per ogni xi più y più z è 0, altrimenti il polinomio non sa nulla. Se non lo vedete forse bisogna scriverlo su carta, eccetera, ma è così. Allora, quindi, che cosa succede? Che questa funzione polinomiale f concorda con e, ristretta da a, e, o meglio, ok, l'ho definita su a per a per a, però la potete definire su tutto lo spazio vettoriale. In ogni caso, come funzione è uguale alla funzione che fa 1 se e solo se
x uguale a x è uguale a z. Perché? Perché A è un capset, abbiamo detto che questa condizione x più y più z uguale a 0 è un se e solo se con il fatto che x sia uguale a y sia uguale a 0. Ok? E 0 altrimenti. Quindi la nostra f è molto simile alla g precedente. Anzi direi è uguale, nel senso che l'unica cosa che cambia è che non avevo dato valori qui, ma come potete immaginare dal punto di vista del rango non cambia nulla, almeno in questo caso. Quindi F vista come tensore in questo spazio vettoriale, lo spazio vettoriale che abbiamo visto prima, B1, tensore B2, tensore B3, ha slice rank uguale alla cardinalità di A. Ora c'è questa parte che andrò velocemente, ma di nuovo non si tratta di cose complicate affatto. Allora ho chiamato questa slide divide impera, perché appunto ora dividiamo la struttura di F. Allora che cosa succede ora? F si può scrivere come combinazione lineare di questi monomi. Vi ricordo che è un polinomio di grado al più 2n. Posso scriverla come combinazione lineare di questi monomi. Possibilmente questi ai, bi e ci sono 0, no? Perché c'era l'1 all'inizio, però sono tutti al più 2. E allora che cosa succede? Ora dividiamo questi monomi in tre parti. Quindi diciamo allora che cosa è successo fino ad ora. Vi ho dato un polinomio, vi ho detto che questo polinomio come tensore in questo spazio tensoriale a slice rank A, cardinalità di A, dove A è un capset, espando questo polinomio, cioè lo scrivo, e divido i monomi in tre parti. Nella prima parte metterò i monomi di grado al più 2 volte n diviso 3 in x1, x2, xn. E così via negli altri. Quindi in ogni pezzo metterò, ad esempio nel primo pezzo metterò appunto monomi di grado al più 2n diviso 3 in x1, x2, xn, nel secondo monomi di grado al più 2n diviso 3 in y1, y2, yn e così via. Ok, quindi ho diviso questi tre pezzi. Ora chiamo m il numero di sequenze, sostanzialmente il numero di sequenze in 0, 1, 2, che mi danno il numero al più 2n diviso 3. Cioè, in altre parole, ciascuno di questi tre insiemi contiene espressioni di questo tipo. Cioè, il primo insieme conterrà espressioni di questo tipo, x1 alla 1, xn alla n. Posso mettere in evidenza, no? Altre cose. Dove la somma degli ai è al più 2n diviso 3. E il numero di questi x alla x1 alla 1, xn alla n è proprio n. Ok? Quindi ho questi tre insiemi, ciascuno di questi insiemi ha elementi di questo tipo, questo monumento moltiplicato per qualcos'altro. La somma di tutti questi fa f. Ora però che cosa so? So che ciascuno di questi insieme contribuisce al più n allo slice rank di F. Perché? Perché come vi ho detto, dal primo insieme di monomi ad esempio, ottengo n espressioni di questo tipo, ma ciascuna espressione di questo tipo ha slice rank 1. Perché ho un blocco così volte qualcos'altro. Quindi questa espressione qua ha slice rank 1. Perché è una roba moltiplicata per qualcos'altro. Quindi sostanzialmente cosa succede? Che si dà un upper bound tramite questa semplice osservazione alla cardinalità di A. E poi c'è un conto di routine che semplicemente per approssimare M. Ora si potrebbe stare molto attenti nell'approssimare M, però se voi utilizzando un attimo di probabilità vedete che si può dare un upper bound sotto esponenziale ad n tramite questa disuguaglianza di Markov. Quindi diciamo viene fuori n al più 3 alla n questa esponenziale che era proprio il bound desiderato, cioè questo. Quindi diciamo gli argomenti sono semplici e si usa in modo fondamentale la struttura combinatorica di questo polinomio è la nozione di slice rank. Quindi, il mio claim non era che la dimostrazione fosse
diciamo banale in ogni step, però che diciamo l'idea era semplice. Ok, quindi questo era lo slice rank tensoriale. Fatemi dire qualche parola sul mondo dei tensori simmetrici. Quindi diciamo cambiamo un pochino mondo e parliamo ora di polinomi omogenei. E in questo ambito ci sono nozioni corrispondenti, che sono diverse però, di slice rank e di strength. Allora, che cosa intendo per strength? Se siamo un polinomio omogeneo in n più 1 variabili, quindi diciamo queste sono le mie notazioni, SD alla B duale intende proprio diciamo lo spazio di, se preferite lo spazio di polinomio omogeneo, lo spazio vettoriale di polinomio omogeneo di grado D. Allora, la strength di F è di nuovo il minimo intero R, tale che F si può scrivere come somma di polinomi che siano riducibili in maniera non banale, cioè ciascuna HI deve avere almeno grado 1. Ok? Se insistete invece che in questa decomposizione volete che tutti gli HI abbiano esattamente grado 1, quindi siano forme lineari, allora si parla di slice rank. È facile vedere che, diciamo, prima di tutto, la prima osservazione è che lo slice rank è un caso particolare della strength, e quindi avete questo upper bound, no? Strength di F al più slice rank di F, e siccome ci sono al più n più 1 forme lineari linearmente indipendenti, allora avete l'altra disuguaglianza nel punto 1. Poi si vede facilmente che siccome questi HI sono tutti 1, allora lo slice rank di F è al più R se e solo se la ipersuperficie F uguale a 0, cioè quindi vedete F come una ipersuperficie, lo slice rank mi dà informazioni sui sottospazi lineari definiti sul campo K che sono contenuti nella ipersuperficie definita da F. Ok, questa equivalenza è del tutto è semplicissima. Quindi diciamo possiamo riformulare l'equivalenza precedente dicendo che in modo forse più sofisticato, ma del tutto equivalente, possiamo dire che lo slice rank di F è il minimo R, tale che questo schema di Fano, che è un oggetto geometrico, che si chiama schema appunto, i cui punti sono appunto questi spazi lineari tipo dimensione R, definiti su K, che sono dentro la ipersuperficie. Diciamo, determinare se un Fano scheme, se uno schema di Fano è non vuoto, non è in generale semplice. Eccetto nel caso generale. Cioè per iper-superfici che si dicono generali. Però non entriamo in questi tecnicismi. Facciamo qualche esempio invece. Supponiamo che K sia algebricamente chiuso. Allora, il primo esempio è certamente quello delle quadriche. Forme lineari le abbiamo escluse a priori dalla nostra definizione. Allora, il primo caso è quello delle quadriche. Allora, se non siete in caratteristica 2, allora prendiamo una forma quadratica. Allora, lo slice rank è uguale alla strength, che è uguale a questo numerino qua. Questo numerino è il ceiling del rango di F diviso 2, dove il rango di F come forma bilineare simmetrica. Quindi qui si usa il fatto che c'è una biezione di caratteristica diversa da 2 tra le forme quadratiche e le forme simmetriche bilineari, che fallisce caratteristica 2, e quindi da questa uguaglianza, che è semplice da verificare se diagonalizza D, cosa che si può fare in caratteristica diversa. Un esempio correlato diciamo in ogni grado è quello della ipersuperficie di Fermat, quindi questo polinomietto qua, la x0, la d, eccetera eccetera, più più xn alla b. Allora, intanto, siccome il campo è algebricamente chiuso, allora si vede immediatamente, vedete, siccome il campo è algebricamente chiuso, posso accoppiare a 2 a 2 questi termini e posso fattorizzare le forme binarie, no?
cioè non lo so, x0 alla d più x1 alla d, lo posso ovviamente fattorizzare su k, perché siamo in un campo algebricamente chiuso. Quindi facendo questo si ha il primo bound. Un altro bound è meno ovvio, però direi non è complicato da anche qui, una volta che si ha l'idea non è difficile derivarlo, è il bound di Hananian e Hoekster, che dice sostanzialmente che se la codimensione del luogo singolare della F è maggiore o uguale di un certo numero, allora riuscite a ottenere un bound di circa la metà di questo numero sulla strength. Questo è il bound di Hananian e Hoekster. È semplicemente un conto di codimensioni sul luogo singolare. Quando il campo di questione ha caratteristica che non divide D, allora il bound di sopra implica l'uguaglianza. Diciamo, a proposito di campi, diciamo, differentemente dal rango matriciale, la strength e lo strength rank di polinomi sono sensibili al cambio di campo, cioè se partite da un, se estendete coefficienti, allora potrebbe darsi che la strength del vostro polinomio cambi. Caso semplice, quando siete, non so, sui reali e passate dai reali su C, allora ci sono banalmente delle iperstrutture che non hanno punti sui reali, quindi slice rank massimo, però quando andate su C hanno strength minore del massimo. Il massimo è il numero di variabili. Una domanda in letteratura molto interessante è questa, una domanda di Frasito, Kashdan e Ziegler, è questa: se io ho il mio polinomio, è vero che è definito su un certo campo K, è vero che la strength di F è al più una funzione KD per la strength definita sulla chiusura algebrica di K, su una chiusura algebrica di K di F? Però ovviamente qui KD, perché la domanda non sia banale, abbia senso, KD non deve dipendere né da F né dalla dimensione di D, individuale, in effetti, che è la stessa cosa, perché sto parlando di spazi vettoriali finito-dimensionali, ma solo sul grado. E recentemente un articolo di... recentemente vuol dire l'anno scorso, un articolo Kashdan e Polishchuk hanno dimostrato questo teorema, cioè che se K è un campo perfetto di caratteristica non 2, allora la domanda è quasi positiva, quasi perché la loro risposta è più debole della... insomma, di quello che ho scritto nella domanda. Diciamo un pochino più debole, perché loro non hanno una... non è una funzione volte R, ma hanno una funzione di E, di questo R qua. Una funzione del solo R. Da cosa viene la strength? Vi ho promesso che veniva dall'algebra commutativa, ora non... per evitare appunto cose tecniche non... ho pensato solo di citare i contesti. Allora, il primo lavoro è quello appunto di Hananian e Hoekster, che ho già citato, e questi autori la introducono per dimostrare una importante ex congettura in algebra commutativa, che era la congettura di Stillman, che era una congettura sulla dimensione proiettiva di ideali in anelli di polinomi. Sostanzialmente la dimensione proiettiva vi dà informazioni sull'ideale in un anello di polinomi, ad esempio, e la congettura era dire che questa dimensione proiettiva non dipendeva effettivamente dal numero di variabili dell'anello di polinomi sul quale lavorate, ma solo sostanzialmente dal numero di generatori con cui... tramite i quali il vostro ideale è definito, e dai loro gradi. E quindi questa è una congettura che è stata verificata da questi due autori.
E poi, diciamo, successivamente altri autori, Herman Semmer, Snowden e altri, hanno riprovato la congettura di Stillman, usando anche altre costruzioni molto interessanti. Qui costruiscono quelli che chiamano gli anelli polinomiali grandi, che sono in un caso un ultraprodotto di anelli di polinomi e nell'altro un più classico prodotto diretto. Però non voglio entrare appunto nel... vi dico invece che cosa abbiamo fatto con alcuni autori, Ballico, Bic e Oneto, quindi da ora in poi parlerò di un paio di risultati con questo team. Allora, appunto, ritorniamo alla nostra definizione di campo. In questo caso ci mettiamo in caratteristica 0. V è sempre n più 1 dimensionale. E allora si vede che se voi siete nello spazio proiettivo dei polinomi omogenei, quindi quello che chiamo PISD viduale, lo spazio proiettivo dei polinomi omogenei, esiste un aperto di Zariski non vuoto dentro questo spazio, in cui la strength e lo slice time sono costanti. Questa strength e questo slice time verranno chiamati strength e slice rank generici, cioè sono dei numerini che sono univocamente determinati all'interno di questo insieme aperto. Allora, chi è questo numerino nel caso dello slice rank? Questo numerino è questo numero qui, cioè fatemi dire il teorema o l'osservazione in realtà, perché la dimostrazione non è complicata. Lo slice rank di un polinomio generale, quindi intendo un polinomio di questo insieme aperto, è questo minimo qua. Quindi il minimo R tale che questa disuguaglianza è verificata. Questo è dimostrato, non vi dico come è dimostrato, ma diciamo, vi dico l'equivalenza essenzialmente. Questo numerino è detto slice rank generico. Uno si potrebbe chiedere, allora chi è la strength generica? La strength generica a priori più piccola dello slice rank generico per quanto vi ho detto, no? Perché lo slice rank è un caso particolare di strength. E il teorema che abbiamo dimostrato l'anno scorso con questi autori è questo, cioè per ogni n maggiore o uguale di 1 e per ogni d maggiore o uguale di 2, i primi casi sono semplici, eccetera, però poi... Quando si inizia, appunto, i primi casi erano noti, questo voglio dire. I primi casi erano noti, però in generale non era noto. Lo slice rank generico e la strength generica sono lo stesso numero, coincidono. E per fare questo vi dico brevemente quale ingrediente fondamentale abbiamo usato. L'ingrediente fondamentale che abbiamo usato è un oggetto chiamato varietà secante, che potete definire per ogni varietà algebrica. Se avete una varietà algebrica, cioè una sottinzione dello spazio con una... Se avete una varietà algebrica proiettiva, cioè uno spazio, cioè un insieme definito dagli zeri di un insieme finito di polinomi omogenei, potete definire la eresima secante di X, che è fatta così, è una unione di span di R punti su X, e dovete prendere la chiusura di questo insieme norme. Questo quindi sarà, per definizione, perché ho preso la chiusura, una varietà algebrica dentro P alla N. E queste varietà sono molto interessanti perché, ad esempio, in generale non è chiara quale sia la loro dimensione. Vi ricordo che... Anzi, osservo che queste varietà sono molto familiari in realtà. Se state lavorando ad esempio con le matrici, facciamo per semplicità nello spazio affine delle matrici, cioè nello spazio vettoriale delle matrici, e guardate l'insieme delle matrici di rango al più R, allora questo insieme qui è in effetti l'eresima varietà secante
di una certa varietà e quest'altra varietà, quindi la X nella definizione, è l'insieme delle matrici di rango al più 1. No, per il semplice fatto che per determinare una matrice di rango R dovete sommare R matrici di rango 1. Le varietà secanti sono state studiate per la prima volta dalla scuola italiana, dalla gloriosa scuola italiana direi di geometria algebrica, che nacque qua in realtà con Corrado Segre, poi tramite un suo studente, Terracini, non tanto Segre in realtà, quanto molto di più Terracini, studiarono le varietà secanti. Ed erano dei leaders nell'ambito di questa scuola. Quindi diciamo, non hanno una dimensione aspettata che è data dal conto dei parametri, però in realtà questa dimensione è in generale difficile da calcolare e a volte la dimensione è inferiore a quella aspettata. E allora usando queste varietà secanti dimostriamo una proposizione, un teorema più forte di quello che vi ho detto prima, un po' più forte di quello che vi ho detto prima, guardando alla varietà secante rilevante. Cioè quello che facciamo è prendere la varietà delle forme riducibili e guardare alla R-esima secante di questa varietà. E allora c'era una congettura di questi autori che per ogni R maggiore o uguale di 1, la dimensione non è ovvia a priori, no? Bisogna lavorare duro per ottenerla. Per ogni intero R maggiore o uguale di 1, la dimensione della R-esima varietà secante di questa varietà delle forme riducibili, la X red, è uguale alla R-esima secante di un suo pezzo. Vedete, X1 di meno 1 è il primo pezzo in questa unione, ed è l'insieme dei polinomi che si scrivono come forma lineare oltre una forma di grado di meno 1. Gli ingredienti della dimostrazione sono un paio. Direi, intanto guardiamo alle complete intersezioni, allo schema di Hilbert delle complete intersezioni, e poi facciamo un pochino di combinatorica serie di potenze formali. Allora, un'altra cosa che si dimostra è questa. C'è una famosa osservazione di Terracini, per cui se prendete questo insieme qua, che è scritto in modo criptico, però semplicemente vuol dire che prendete delle forme lineari al cubo e le sommate, fate le combinazioni lineari di queste forme lineari al cubo, forme lineari in due variabili, quindi non stiamo parlando di niente di esotico, di una roba elementare. Allora, che cosa osserva Terracini? Terracini osserva che se prendete questo insieme qua non è chiuso, interisti, questo si dovrebbe, insomma, è una bellissima osservazione. Non è chiuso in zaristi, questo vuol dire che essenzialmente questo è quello che dicono Remark, cioè questo dimostra una delle più importanti differenze tra il rango matriciale, di una sequenza di matrici, appunto, che è una funzione semicontinua, lower semicontinua, se non so mai come dire in italiano, semicontinua da inferiormente, così si dice, semicontinua inferiormente, e il rango tensoriale. Ci sono limiti di forme di strength al più 3, ma queste stesse forme hanno strength 4. Quindi il bound sulla strength, quindi il fatto che appunto minore uguale 3, non è una condizione chiusa in zariski. E come farlo? Beh, sostanzialmente abbiamo poca tecnologia per farlo, perché non abbiamo sostanzialmente lower bound sulla strength che sono forti abbastanza per darci informazioni utili. Quindi quello che siamo riusciti a fare è usare una teoria che è quella dei polinomi funtoriali, una teoria, devo dire, molto, molto potente e importante,
secondo me, che è stata sviluppata da questi autori, Pick, Drysma, Egerman e Snowden, sostanzialmente, prendetelo come un black box ci fa costruire delle cose in uno spazio infinito dimensionale che poi specializziamo da qualche parte. Specializziamo in un numero finito di variabili. Quindi, diciamo, il teorema finale, poi io ho finito, il teorema finale è che prendiamo un polinomio, riusciamo a dimostrare che questo polinomio, in un numero sufficientemente grande di variabili, non sappiamo quale, ha strength 4. Quindi a un certo punto questi x quadro, c'è scritto, no? X, Y, V sono forme lineari, queste altre sono forme quadratiche. Queste forme quadratiche sono un numero sufficientemente grande di variabili. In più, questo polinomio però è per ogni, in ogni numero di variabili è limite, se preferite con ipersuperficie, un limite piatto, è limite di polinomi di questa famiglia di polinomi, H di T, che hanno evidentemente strength, come scritto, no? Hanno evidentemente strength minore o uguale di 3. Però appunto il limite di questo, infatti il codicino, il limite viene effettivamente F. Cioè il polinomio nel primo punto. E allora le domande ovvie da questo risultato sono: qual è il numero minimo di variabili dove sì, in effetti si vede strength 4? E poi non sappiamo se l'insieme di strength al più 2 è sempre chiuso oppure no, perché questo appunto era un risultato su strength al più 3. Però onestamente immagino sia non chiuso anche quello strength non 2, però non sappiamo come farlo.